tecnico del Brancaleone. Mister, buonasera. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori, Antonio. Di rientro dalla trasferta di Carafa, squadra che in qualche modo avete sorpreso, no? Perché immagino, insomma, che l'autorete di apertura sia arrivata anche da una spinta immediata della tua squadra. Credo che oggi non ci sia stata partita, perché onestamente abbiamo fatto un altro sport. Oggi siamo andati in campo determinati e tranquilli che avremmo vinto la partita. Io avevo visto i ragazzi in settimana, quindi oggi è durata giusto il tempo di cambiarci un tempo e metterci in campo, e abbiamo chiuso la pratica Carafa. Sì. In un tempo era un ostacolo su questo cammino, risolto con questa autorete in apertura, poi doppietta di Carbone e il gol di Borrello, un 4-0 che insomma dice molto su questa gara. Credo che dice molto anche sul fatto del campionato, dice che poi ognuno è giusto che tiri a quel suo mulino, dice che siamo i più forti al momento, siamo stati più forti. Sul campo, mi preme sottolineare questo, sempre sul campo, poi polemichette a me non piacciono, a me piacciono i fatti, e i fatti dicono che avevo promesso 3 anni fa che in questo percorso avrei vinto il campionato a Brancaleone, mancano 90 minuti, ma credo che più della metà del campionato ce l'ho in saccoccia stasera. Fammi fare i complimenti a chi ha costruito sta squadra, Giovanni Galletti, che mi è stato sempre vicino in qualunque momento, a tutti gli altri dirigenti che mi hanno dato tanto in questi 3 anni, perché più che una dirigenza è stata una famiglia per me, dall'avvocato Santa Caterina a tutti gli altri, perché non voglio mancare con nessuno. Abbiamo fatto, questa è un'impresa, questa mi va di sottolinearla, ma non un'impresa così, questa è un'impresa di quelle che rimarranno indelebili. È vero che mancano 90 minuti, ma credo che domenica, con tutto il rispetto per il Borgo Grecanico, noi festeggeremo il campionato in casa. Complimenti vanno alla Gioiese, che ci ha tenuto testa sino alla fine del campionato, ancora ci sta tenendo testa. Complimenti davvero, lo dico senza nessuna situazione di altro, davvero complimenti. Siamo state due grandissime squadre che hanno fatto un solco dietro, e in effetti ad oggi non si faranno i playoff, ma abbiamo sfondato credo il muro dei 70 punti. Brancaleone aveva vinto 2 campionati a 70 punti, oggi abbiamo sfondato anche quel muro, in genere a 68, 69, 67 si vincevano i campionati, ci vogliono 74 72, 73 per vincere questo campionato. Abbiamo fatto anche quello. Sono contento perché ritengo Brancaleone il mio paese, e portarlo in eccellenza insieme a tutti i miei ragazzi, che sono stati straordinari, Antonio. Sono stati straordinari chi c'era prima, chi è arrivato dopo, Matteo Carbone, Pasquale Angio e tutti gli altri, da Morabito a tutti gli altri. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, Antonio. E ogni tanto è giusto che anch'io mi prenda la mia gloria, perché lo faccio per la gloria, non lo faccio sicuramente per lo stipendio e non lo faccio per altro, lo faccio per la gloria. Adesso va bene che mancano sti 90 minuti, ma proprio me la voglio godere, perché questo campionato, ripeto, è vinto sul campo. Sì. Okay, Antonio. 90 minuti è un punto alla fine, perché un punto basterebbe. Basterebbe un punto, sì. Però noi cercheremo il bottino pieno, non faremo scontro a nessuno, questo è sicuro, però alla fine rimane questa cavalcata pazzesca. Noi il campionato, paradossalmente, sai dove l'abbiamo vinto, Antonio? Te lo voglio dire, l'abbiamo vinto con la sconfitta Gioia. Noi quella sconfitta Gioia ci ha dato la forza poi di rialzarci e di andare a vincerlo con la forza di un gruppo, con la forza di una dirigenza e con la forza anche di un piccolo allenatore che adesso in 4 anni sta facendo delle cose. Ogni tanto anche bravo, perché non me lo dico mai, adesso oggi me lo voglio dire ancora. Vabbè, sei nella posizione di poterlo dire, no? È chiaro. Vincenzo.
Beh, tutte parole di un appassionato. Tu hai detto col cuore, secondo me, e con molti sassolini da levare. Non ha voluto aspettare la fine del campionato perché le aveva troppo, secondo me, l'aveva troppo addosso. Sì, Vincenzo, quindi... ce l'avevo dentro tutta questa cosa qua, perché anche a Bovalino credo di aver fatto 3 campionati fantastici. Mi è stato vicino, sì. Che mi è stato certo. Vicino praticamente quasi quasi sembrava che. Lì ho avuto un Giovanni lì, ho avuto un Giovanni Ferrigno lì che mi ha dato una grande mano, ho avuto un Giovanni Galletta qui, quindi devo trovare sempre dei direttori sportivi, dei direttori tecnici di nome Giovanni. Perché, ma si vede anche bene. Dai tuoi campionati, scusami, si vede anche dai giocatori e dalla rosa che scegli ogni volta quando fai un campionato, è che cerchi sempre giocatori di qualità, gente che sa giocare la palla, gente che veramente sa giocare di una certa. Guarda, oggi credimi, oggi mi sono seduto, mi sono divertito, ho rotto le palle come al solito, fammela passare, però mi sono divertito, con 3 passaggi si arrivava in porta. Abbiamo stato bravissimo, Giovanni mi ha costruito l'abito addosso per le caratteristiche che chiede. Eravamo e siamo una squadra tosta da battere, siamo una squadra con la cazzimma giusta, siamo una squadra Sai cosa pensavo? Io ho seguito anche questo campionato, cioè la seconda parte di questo campionato c'erano le due squadre, io parlo di queste territoriali, il Calandrano Unito e il Garaffa, che stavano facendo molto molto bene, poi sono crollate queste due squadre. Vincenzo, fare il campionato di promozione è un campionato duro, non è l'eccellenza, trovi dei campi difficili, ho fatto anche l'eccellenza, ma quello di promozione è particolare, è un campionato tosto, e hai bisogno di gente tosta, hai bisogno di gente che non ha solo 2 di palline, ne deve avere 4, i miei giocatori ne hanno 4, addirittura ne ho qualcuno che ne ha pure 6. Va bene, Alberto. Va bene, Antonio.